aumentano le esigenze metropolitane, io ogni giorno sono costretto, con buon aiuti, perché ormai si è ricostruito su questo fatto. Tutte le mattine devo dire, le affermazioni che utilizza il Presidente del Consiglio, le importanti affermazioni che comunque sono costruite. Poi contro la sinistra, il centro, e il giudice, i giornaloni. Tu sei un giudice? No, sui giudici voglio dire una cosa, voi abbiate la consapevolezza di quello che succede. Sui giudici c'è un processo, il processo ministro, che è tutto un processo. Sta arrivando la questione. Viene a generare un processuale, che è quello che ha potuto fare, che ha fatto morire Cagliari, dicendo che domani mattina il libro che è andato in America. Decisione che si è disperato, viste che stava arrivando la prescrizione sul processo di niente, ha inventato la sentenza passata. Il reato di corruzione, che in teoria potrebbe anche perfezionarsi, quando c'è l'accordo tra il corruttore e il corrotto, lasciamo da perdere questo, che fa parte della decisione, sicuramente, quando il corruttore dà i soldi al corruttore. No, lui si è inventato. Il reato si perfeziona soltanto quando il corrotto comincia a spendere i soldi. Se il corrotto è uno che risparmia, allora il reato non lo fa più. E questa è una cosa che potrebbe attribuirsi alla follia e alla fantasia di un PM. Ma la cosa drammatica è che tre diversi colleghi, primo, secondo grado dell'appello e di terzo grado della Cassazione, hanno asseverato questa tesi, dimostrando quindi che c'è un accordo tra i giudici di politica, un accordo che vuole garantire il risultato delle elezioni, perché attraverso questo accordo, questa interpretazione assurda del diritto della giustizia, vogliono eliminare colui che è stato eletto dagli elettori. Quindi c'è una cina del nostro ultimo grado che è costituito questa organizzazione interna, io voglio fare il Parlamento di domani, prima, chiedere una commissione parlamentare, per vedere se è una cosa che questo è il grande problema che incombe sulla nostra vita. Quindi quando io batto, ma dovete essere sicuri che sono disperato certe volte, perché vedo queste cose, voi pensate che tutte le volte che c'è un processo che mi riguarda mi danno dell'infinito, mi danno di quello che vuole diventare processo. Non mi dice nessuno, almeno dei fatti, su cui hanno costruito dei processi, sono fatti veri. Quando accendo la televisione, alla sera, è una cosa di bastante. A parte che è ricominciato da zero, non c'è contraddittorio.